Enduro sì, enduro no, è una lite antica. Qui nelle nostre zone questa lite la viviamo perché c'è una ricca presenza di boschi dove gli enduristi vorrebbero poter girare con un certo margine di libertà. Oggi incontriamo due piloti di enduro che ora ci dicono chi sono e che cosa vorrebbero per potersi dedicare alla loro passione, che è anche un'attività agonistica. Ciao a tutti, mi chiamo Thomas Marini, corro per il team Betabuono Racing, partecipo al campionato mondiale di enduro e gli assoluti d'Italia. E sì, l'enduro, diciamo, oltre che la mia passione, è anche il mio lavoro, e quindi per poter correre ai massimi livelli bisogna allenarsi, quindi girare in vari posti per potersi migliorare. E solo che una delle grosse problematiche dell'enduro è proprio il fatto che le leggi, diciamo, vietano o comunque ci impediscono di poterci allenare in delle zone o comunque in dei boschi che a noi farebbero molto bene. Non c'è, da questo punto di vista, non c'è molta libertà, secondo me, anche di pensiero della gente, perché la gente ci vede un po' come, non so, dei distruttori o comunque. Come si può Che vanno in dire? giro a rovinare il Sì, che bosco. andiamo in giro a rovinare i boschi, mentre in realtà non è così, perché noi Anzi, puliamo le siamo, cioè, strade, noi teniamo ci puliti i curiamo molto sentieri. dell'ambiente, ci interessa che tutto sia preciso, sia a posto. E quindi ecco, diciamo che il nostro appello è quello di poter fare in modo di lasciarsi girare più liberamente, di poter praticare questo sport senza così tanti vincoli, ecco. Anch'io sono Kevin Cristino, sono un pilota di enduro da quest'anno, parteciperò al Mondiale Enduro e agli Assoluti d'Italia. Anch'io, come ha detto lui, lo faccio quasi come mestiere e noi cerchiamo soprattutto di avere più libertà nei boschi, ad esempio anche in zone che sono poco utilizzate, comunque sono anche, diciamo, abbandonate, nessuno le usa, anche per sentieri così, e noi ci servirebbero molto per creare dei tragitti che a noi potrebbero essere molto utili per imparare, per arrivare più preparati alla gara. E come ha detto lui, noi non siamo distruttori di boschi, comunque non andiamo in giro a Ah, tagliare ci piante, piace a la fare cose, natura. anzi, noi cerchiamo di preservare il più possibile, e dove ci sono sentieri così o strade, noi le teniamo pulite, e anzi le puliamo, così almeno è possibile anche il tragitto di altri veicoli come fuoristrada oppure trattori. Invece se noi non contribuiremo, anche, che ne so, andare a fare un giro nei boschi a piedi è più complicato perché c'è molta radura, quindi è più difficile. E noi chiediamo solo più libertà da parte vostra dello Stato e niente.